E credo che adesso possiamo cominciare a chiamare a dirci qualcosa le persone che in forma diversa lavorano nel mondo della produzione di contenuti e di strumenti legati appunto alle attività didattiche e di apprendimento. In forme diverse, in contesti editoriali che lavorano in modi molto diversi, ma credo con una, sempre con questa centralità di produrre strumenti, materiali e risorse che sono pensati in qualche modo per il contesto concreto della didattica e dell'insegnamento. Abbiamo qui diverse persone che lavorano in questo mondo, io forse andrei proprio in questo caso seguendo un pochino l'ordine in cui siamo seduti e cominciamo forse con Agostino Quadrino che è il responsabile di Garamond, una casa editrice, ma non solo casa editrice, anzi forse oggi ormai non più soltanto primariamente editore, che lavora da molto tempo nella costruzione sia di contenuti sia di strumenti per l'apprendimento. Buongiorno a tutti e grazie prima di tutto per l'invito a partecipare in questa sede prestigiosa ad un convegno così interessante. Grazie al Ministro per quello che ci ha detto, che incoraggia molto chi opera nel settore dell'innovazione a scuola. E grazie anche per il fatto di rimanere durante i lavori di un convegno, cosa che istituzionalmente non è sempre in Italia così comune. Io mi presento brevemente per chi non mi conoscesse. Io sono stato un insegnante per 15 anni, ho insegnato nelle scuole superiori di Roma, poi ho fatto l'editore, cosa che continuo a fare adesso, e sono stato anche autore di libri di testo. Il mio primo libro di testo è del 1987, quindi sono libri, ne ho scritti anche altri, sono libri che hanno avuto anche una buona diffusione, quindi quello che dirò, io rientro un po' nella categoria nella prima categoria, diciamo così, di quelle che ha elencato Gino all'inizio, non risente di nessun pregiudizio nei confronti della funzione, dell'importanza del libro di testo e del lavoro editoriale tradizionale, proprio perché io l'ho condiviso e ne sono stato anche protagonista e direi anche beneficiario, visto che Garamond è nata proprio dal successo del primo libro di testo che scrissi negli anni '80. Io sono per un cambiamento radicale. Io sono per quello che il neosindaco di New York, Bill de Blasio, chiama the big change, perché credo che, e nemmeno questo cambiamento penso che debba essere tanto graduale, perché dobbiamo recuperare un ritardo molto forte che nella scuola italiana abbiamo nei confronti di quello che si fa nell'innovazione digitale negli altri paesi. L'abbiamo sentito dalla professoressa Hummels, che ci parla di responsabilità individuale dello studente, ci parla di portfolio, ci parla di una motivazione nella ricerca che implica un coinvolgimento diretto e attivo dello studente. Io credo molto in questo, mi pare che abbiamo anche delle condizioni adesso che facilitano questo cambiamento e che sono determinate da recenti anche leggi che sono state approvate in Parlamento sulla base di un'iniziativa del Ministro, che credo aprano il campo ad una innovazione vera, capillare, ampia, molto importante. E tutto quello che dico lo dico in relazione a quello che è l'ambito dell'editoria scolastica, perché qui di questo parliamo. Bene, scolastica, il padre della scolastica, quella classica, Tommaso d'Aquino, usava dire timeo hominem unius libri. E io vorrei articolare un ragionamento, diciamo così, riportando anche un'esperienza, sulla base di questo, di questa esigenza, no? Della pluralità delle fonti, dell'ampliamento delle conoscenze che consente all'alunno, al giovane, allo studente di elaborare un sapere critico, non legato a una sola fonte. Io biograficamente ho imparato a leggere e a far di conto con due grandi maestri. Fra le grandi fortune che ho avuto nella vita ho avuto quella di avere grandi maestri, un paio ce ne sono anche qui in aula, che citerò. Il primo è stato Alberto Manzi, perché io ho imparato a leggere e scrivere con la lavagna nera e bianca che sfogliava il grande maestro Alberto Manzi la sera alle 7, sull'unico canale televisivo che negli anni 60 diffondeva la cultura e alfabetizzava un paese agricolo che usciva dalla guerra. E questo mi fa pensare, mi ha fatto pensare, riandando col pensiero a quell'epoca, che quello era un contesto in cui il sapere era un bene scarso.
La conoscenza non era immediatamente disponibile. E quindi trovare delle forme massive di diffusione di standard di conoscenza minima era l'esigenza fondamentale per quel contesto storico. Allora, adesso è molto cambiato. Adesso vedremo perché questo mi serve per argomentare, che io vorrei riportarvi un'esperienza e fare un ragionamento entro i 10 minuti previsti. Il secondo grande maestro che ho avuto era una donna, è una donna perché è tuttora viva, e è stata la mia insegnante di matematica alle scuole medie al Tasso a Roma, e si chiama Emma Castelnuovo. Emma Castelnuovo è stata una straordinaria didatta, autrice anch'essa di libri di testo, però in classe Emma Castelnuovo il libro di testo non lo apriva mai. Sapete cosa usava? Cosa usavamo? Usavamo le mani e la mente, due cose fondamentali, le mani e la mente. E usavamo anche spaghi, fish, cartoncini, elastici. Quindi mezzi poveri con cui io oggi ancora, di cui oggi conservo memoria a livello formale, perché credo che la mia forma mentale sia stata creata allora con quell'esperienza in cui poi andavamo a fare mostre di matematica, ci portava a Bruxelles, ci portava a Losanna, a far vedere la matematica che noi costruiamo con le mani. Emma Castelnuovo. Dicevo che due maestri ci sono anche in aula, perché la storia di Gara, questa è la mia biografia che mi serve ad articolare il ragionamento, ma vado veloce, perché nella storia di Garamond, che ha 25 anni oramai, ci sono anche delle esperienze bellissime fatte per esempio con Maragliano, con Roberto Maragliano, abbiamo fatto il primo ipertesto che è circolato nel 93 nella scuola italiana e partiva dall'idea di dover aprire la conoscenza, quindi dal testo, consentire agli studenti di commentare il testo, quindi un apprendimento attivo. Secondo maestro di pensiero che ho avuto è Andrea Giardina, con cui abbiamo fatto negli anni forse, Andrea 96-97, la versione su CD-ROM dell'Europa raccontata ai ragazzi di Jacques Le Goff. Ed è stata anche quella un'esperienza per me estremamente istruttiva, perché lì ho imparato come con studiosi del calibro di Andrea Giardina si potesse ritrovare la passione per le cose nuove, lavorando su concetti di fondamentale importanza culturale, ma partendo dall'idea di gioco, di mettersi in gioco, di creare un gioco che impegnasse la motivazione dello studente in maniera non passiva, ma attiva. E per questo io allora cito due libri che in questi giorni sto leggendo. Uno, sto rileggendo Ivan Illich, Descolarizzare la scuola. E Ivan Illich su questo ci dà degli spunti interessantissimi. Qui, per ragioni di tempo, sono costretto a ridurre la mia citazione solamente a questo. A un certo punto Illich dice, siamo nel 71, all'attuale ricerca di nuovi imbuti didattici si deve sostituire quella del loro contrario istituzionale, trame, tessuti didattici, che diano ad ognuno maggiori possibilità di trasformare ogni momento della propria vita in momento di apprendimento, di partecipazione, di interessamento. Io dunque, da questo ragione dico, forse l'epoca del libro di testo, a cui io ho dato un piccolo anche contributo, è finita. Perché vado poi in libreria per cercare altre cose e mi imbatto nell'ultimo testo pubblicato un mese fa di Salman Khan. Qualcuno di voi forse conosce la Khan Academy, che propone video di spiegazione della matematica, delle scienze e di altre discipline e ha 6 milioni di utenti ogni mese. 6 milioni di utenti ogni mese. Salman Khan a un certo punto scrive, pagina 60 di questo libro, l'ubiquità e la personalizzazione quindi sono elementi essenziali per un apprendimento attivo ed automotivato. Affinché uno studente si senta davvero padrone della propria istruzione, tuttavia è necessaria una risorsa ulteriore, un accesso facile e sempre disponibile alle lezioni precedenti. È qui che internet offre un enorme vantaggio rispetto ai libri di testo e agli altri materiali convenzionali. Le lezioni su internet non scompaiono mai. In termini metaforici, la lavagna non viene cancellata. I libri non vengono mai buttati, venduti, al mercato dell'usato aggiungo io, o restituiti. Gli studenti sono incentivati a rivedere gli argomenti passati perché sanno di poter sempre trovare online ciò di cui hanno bisogno. Allora io dico, abbiamo
a fronte di questo, un'esperienza pilota molto importante fatta dal Ministero, che è il progetto editoria digitale scolastica. Noi abbiamo partecipato, un minuto, quindi non riesco a dire tutto quello che volevo, ma allora mi limito solamente a dire che questa esperienza, che adesso è stata anche, vedo, citata all'articolo 6 della legge sull'istruzione che è stata approvata al Senato, mi sembra un modello estremamente interessante perché propone due cose fondamentali. La prima, il fatto di collaborare alla costruzione insieme docenti e alunni di contenuti aperti sia in termini di formati sia in termini di licenze Creative Commons. Questo prevedeva il complesso e articolato capitolato del progetto. La seconda era quella, ed è quella, di abbinare le materie, perché se usciamo da una logica manualistica, la scomposizione in compartimenti stagni di materie artificiosa derivante da una tecnologia che è la stampa si perde. E torniamo a quello che è la cultura vera, in cui non c'è il passaggio da un'ora all'altra, da una disciplina all'altra, da un manuale all'altro. Quindi è una grande opportunità. Il ragionamento che sintetizzerò ai 30 secondi finali è questo. In un contesto, che era quello di Alberto Manzi, di conoscenza come bene scarso, il libro di testo aveva una funzione essenziale, perché doveva uniformare e standardizzare. C'è stato un cambiamento di paradigma di cui dobbiamo renderci conto. Oggi il valore non è più l'uniformità e la standardizzazione, ma è l'apertura, la pluralità delle fonti, la possibilità di non limitarsi a un solo autore per un biennio, per un triennio, per 5 anni, ma di poter confrontare voci diverse e su quelle costruire un proprio percorso. Ecco, io credo che questa sia una sfida a cui dobbiamo essere in grado tutti di rispondere, e quindi faccio appello a tutti coloro che hanno collaborato all'interno del progetto, agli editori dell'AIE, Garamond è fuori dall'AIE perché ha posizioni diverse, ma mi piacerebbe collaborare per un'idea di scuola nuova, perché il fattore libro di testo e il cambiamento è un fattore di grande innovazione, e io credo che l'innovazione sia necessaria, e quindi concludo con due righe. Nel giugno del 69 un grande statista e grande professore universitario diceva: se noi vogliamo essere ancora presenti, ebbene dobbiamo essere per le cose che nascono anche se hanno contorni incerti, e non per le cose che muoiono anche se vistose e in apparenza utilissime. Aldo Moro, grazie. Grazie Agostino, mi pare che Agostino abbia difeso con passione appunto la prima delle posizioni che avevamo individuato, cioè una posizione che tende a sostituire le risorse di riferimento con una trama molto allargata e plurale di risorse diversificate, largamente basate su un'autoproduzione da parte dei docenti e degli studenti.